dibattito molto, molto utile, perché stanno venendo fuori molte, molte proposte e anche per l'audience. Ora prevediamo alla fine di questa sessione di dibattito, oltre che anche lo spazio di domande possibili, però anche di valutare queste proposte che sono fatte, perché alla fine poi della conferenza cercheremo di elaborare un documento. Credo che alcune delle cose che sono state dette possano e debbano essere considerate, quantomeno a livello di dibattito e poi credo anche sostenuto. Adesso do la parola a un amico dei cittadini cubani da molto tempo, si tratta di Pietro Marcenaro, esponente dei Democratici di Sinistra, nonché presidente del Comitato sui diritti umani della Camera dei Deputati. Grazie, mi scuso per il ritardo, ma avevo avvisato che avevo un altro impegno, un'altra riunione, e quindi mi dispiace non aver potuto sentire che una piccola parte della discussione, un intervento di Vernetti così importante. Io dico subito come, diciamo, la mia impostazione è un'impostazione su questi problemi che cerca di essere realistica, cioè di chi pensa che, diciamo, quando si parla in generale nella politica, in particolare nella politica estera, il punto è di trovare un equilibrio tra principi e realismo politico. Naturalmente per trovare questo equilibrio qualche principio bisogna avere, perché se no, diciamo così, queste ricerche non potrebbero essere. Noi abbiamo avuto anche di recente su altri temi la verifica che è possibile fare delle cose e cercare un equilibrio. Adesso faccio un esempio piccolo di cui naturalmente nessun giornale ha parlato, ma nello stesso giorno, qualche settimana fa, la Commissione Esteri della Camera, per quanto riguarda le relazioni con la Cina, ha approvato un trattato, un accordo di scambio sui premi tecnologici e scientifici, e ha rimandato indietro invece un accordo che riguardava la coproduzione audiovisiva e cinematografica, dal momento che ha valutato che le condizioni di censura che quell'accordo imponeva contraddicessero elementi e principi fondamentali. Dico appunto, ecco, qual è la prospettiva a Cuba? Io sono tra quelli che non pensano che si possa lavorare sull'ipotesi di un crollo a breve, diciamo, preventivato del regime cubano, per tante ragioni. Può darsi che questo avvenga, ma penso che non si possa fare di questo, diciamo, l'ipotesi principale di lavoro. Per tante ragioni. Peraltro, nelle ultime fasi, per una serie di ragione, la situazione economica è leggermente migliorata, come voi tutti sapete, a Cuba. Questo riguarda, diciamo, le scelte che sono state compiute dal governo venezuelano da un lato, ma non sottovaluterei neppure l'importanza e l'influenza che una politica così spregiudicata oggi della Cina in tutto il mondo riveste, compresa, diciamo così, la sua influenza a Cuba. Quindi diciamo che una svolta va perseguita e va costruita, io sono d'accordo con chi dice che va costruita politicamente, vanno costruite le condizioni politiche, e in questo quadro, diciamo così, mi pare che l'insieme delle forze di opposizione del dissenso cubano si riconosca, io penso, e anche l'ultimo documento di aprile dell'Unione per la Libertà che è stato citato, si muove nel quadro di una transizione democratica graduale, della richiesta di un riconoscimento da parte del regime, dell'apertura di negoziati, di confronti, di una quindi transizione che si apra a una partecipazione pluralistica. Io penso che questa sia una scelta giusta, che vada sostenuta con ogni mezzo, e penso che ci sia molto lavoro da fare in tante direzioni. Poi tornerò poi sulla questione europea, ma io l'altro giorno, come credo anche la Meti, come altri, ho incontrato la signora Madison, incaricata per gli Stati Uniti, per il Dipartimento di Stato,
diciamo così, delle questioni dell'America Latina come deputy assistant al Dipartimento di Stato, e in una discussione per me molto utile, però ho chiesto anche fino a quando gli Stati Uniti pensano, diciamo, di continuare una politica che ha rappresentato in questi anni, in particolare dopo l'89, uno dei pilastri, diciamo, della stabilità e della continuità del regime cubano. Uno dei pilastri, perché non c'è dubbio che non si può confondere, diciamo così, che nel momento in cui si discute, diciamo, della questione di Cuba, è, diciamo, da un lato vedere la crisi che c'è nel rapporto fra la popolazione e il regime. Questa crisi si vede molto di più nel comportamento quotidiano delle persone, nel rapporto col denaro, nel rapporto con la vita quotidiana, cioè in quella illegalità quotidiana alla quale la grande maggioranza dei cittadini sono costretti per sopravvivere, che nelle vere e proprie espressioni politiche. Ma questo, diciamo, non si può trascurare che il popolo cubano è un popolo, un paese colto nel quale la cultura dell'indipendenza nazionale è così profondamente radicata, e una politica che non faccia i conti con questo e che attraverso gli strumenti che sono stati scelti ridia l'idea di una violazione di questa indipendenza è stato in questi anni indubbiamente, a mio parere, uno degli elementi di forza e di continuità del regime cubano. Quindi non c'è solo un aspetto economico del blocco, del boicottaggio, come si voglia chiamare, ma c'è un aspetto politico che deve essere considerato. Io penso che, l'ho detto, diciamo, all'interlocutore con il quale ho avuto possibilità di parlare in questi mesi, appunto, che una scelta di relazioni, di apertura del blocco sarebbe una scelta che avrebbe delle conseguenze imprevedibili. Che sarebbe destinato ad aprire degli spazi nella società cubana che veramente sarebbero spazi difficilmente controllabili e gestibili oggi da parte del regime. E questo è un punto che secondo me vale la pena, appunto, di considerare, anche perché qua adesso forse per fatto adesso ne parlava. Anch'io penso che uno dei grandi soggetti del cambiamento ai quali noi dobbiamo pensare è la comunità cubana che sta negli Stati Uniti. È una comunità, peraltro, molto cambiata nel corso di questi anni, in cui c'è stato un ricambio generazionale, in cui ci sono, diciamo, diciamo così, ha la possibilità di una comunicazione con i propri familiari, con i propri amici, che può essere un punto essenziale. E io penso che, insomma, diciamo, lo dico perché bisogna convincere gli Stati Uniti che Cuba è un problema generale, non è un problema di politica interna americana, non può essere giudicato sul metro, diciamo, dell'influenza politica che quella comunità ha sulle vicende interne della politica americana. La seconda cosa che voglio dire è quello che riguarda i gruppi dell'opposizione. I gruppi dell'opposizione, come sappiamo, sono piccoli gruppi, qualcuno l'ha ricordato, molto spesso in dissenso fra di loro, diciamo così. Anche questo documento, che io considero molto importante, che è stato sottoscritto nel mese di aprile, un documento nel quale ciascuno precisa bene che ciascuno ha la propria linea, ha la propria strategia, il proprio progetto, e è giusto che sia così. Ecco, noi dobbiamo su questo punto, secondo me, intendo noi quelli che dal di fuori premono, lavorare perché, diciamo, ci sia dialogo, ci sia coesione. Troppo spesso, non lo dico a qualcuno specificamente, riguardo a me in primo luogo, ma anche gli altri, abbiamo fatto una scelta che io penso che sia una scelta sbagliata. Ciascuno di scegliere il proprio gruppo fratello, il proprio... no, secondo me, io, diciamo, le poche volte che ho avuto possibilità di andare a Cuba, ho cercato di parlare con tutti, non di scegliere, diciamo così, il gruppo più vicino, più simile. Ciascuno di noi può avere qualcuno che è più vicino alle sue posizioni, con il quale è più facile identificarsi, ma lo sforzo che va fatto è di avere un rapporto con tutti. E bisogna respingere con durezza la domanda quanto contano. È una domanda immorale. Si conteranno le persone quando ci sarà libertà di contare, quando ci sarà libertà